Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale Ferma Studio Channel. È da tanto che non ci vediamo perché un po' con il lavoro, un po' una cosa, facciamo fatica ad editare e fare video. Però oggi allora, intanto vogliamo aprire facendo una cosa e presentandovi ancora la nostra mascotte, che è sempre più bella, addirittura viene in doccia. E poi ecco, una cosa che vogliamo fare, e visto che io non l'ho fatta subito appena era successa, è chissà dove si nasconderà la nostra mascotte. Adesso la facciamo vedere. Una roba prima di dare la sigla, volevo salutare una persona che è morta un anno fa e di cui io ero veramente molto amico virtualmente, perché non ci siamo potuti mai conoscere per vari disguidi, ma eravamo d'accordo che gli avrei dato la bottiglia di limoncello. Purtroppo è venuto a mancare prima, ed è Fabio Perotti, con cui abbiamo fatto dei video insieme, che potete trovare anche sul mio canale. Era un amico, noi facciamo delle ore di telefono, io e Fabio ci raccontiamo la vita, praticamente ci conoscevamo senza essere mai visti di persona, ed era una cosa che dovevamo fare appunto per che ho avuto da questo bottiglia di limoncello. Poi volevo salutare un'altra persona che invece è venuta a mancare qualche mese fa, che è Massimo. Per chi chiaramente segue il canale YouTube lo conosceva, bravissimo a cantare, purtroppo per quello che ho capito è stato un infarto. Io volevo salutare queste due persone perché va bene così. Lanciamo la sigla e chiamiamo Simba che deve cercare la mosca. In questo momento qua, quando lui è così, adesso gli faccio credere che c'è la mosca. Questo micio che ho salvato da morte, stavo morendo e l'ho salvato, ve l'ho già raccontato, che è già in allerta, è già in allerta, perché quando lo prendo in questa maniera qua, che mi ha messo così sul braccio, gli sa che gli devo cercare. Simba, dov'è la mosca? Dobbiamo fargli cercare la mosca. Guarda la mosca, guarda. No, aspetta. Ecco. Guarda, dov'è la mosca? Guarda che c'è la mosca, guarda bene, se lì. Aspetta che la cerchiamo. E fu così che crollò giù tutto. Simba, ecco. Ciao bella e sa bella, ecco. Lui è la nostra mascotte. Ciao bello. Ha praticamente quella 3 mesi e mezzo. Adesso farà l'altro vaccino. Adesso mettiamo giù perché sarà un problema. No, sarà un problema. Anche 5. No, in estate. Agosto, sì, ecco qualche pazzo. Sì, avrà quasi 5 mesi comunque. Eccolo qua. E farà l'ultimo vaccino e poi dopo lo facciamo sterilizzare, perché questo micio. Ah, dolore fabulante. Nonna! Nonna! Cazzo, non sei messa male però, eh? Sei messa peggio. Ma perché sei messa così male? La nonna si è svolta per terra di giada. Cos'è quello che avete in mano? Ma Elva! Tanto, ok, ecco. Sì, vabbè, ma è l'acconciatura uguale. Ma cosa hai portato? Sì, no. Ho portato una bontà. Sempre del vostro ristorante con la Linarda? Esattamente. Esattamente, con la Linarda. Ci saranno le novità anche di Capodanno. Capodanno, Natale. A Capodanno cosa faremo? Il cotechino con lo zabaione salato. Ma cos'è? Ma io voglio sapere oggi. Il tiramisù della nonna. Sì, ho detto, ma cosa hai portato oggi? E le mille una notte. Cosa hai portato oggi? Oggi ho portato il Basmati Spici con curry e zenzero. E zenzero. Zenzero. Cascai per terra la dentiera. Sono belli! Una donna deficiente. Allora, due porzioni buonissime da gustare in un momento più tranquillo a casa, anche a lume di candela, magari vuoi soddisfare la tua morosa. Lanciale al Mauri, dai, lanciale. Io? Ecco! E voilà! Grazie nonna! Io devo far vedere l'interno perché, guardate, sono due sacche. Questo è il condimento e questo è il riso. Si vede? Sì. Nonna, ma sai che questa cosa qua mi piace? Perché hai fatto la... Non avrei mai pensato che tu essi un'intelligenza... Hai visto, caro? Beh, che no. Quando voglio, gioco d'astuzia.
il profumo è molto buonissimo. Bidon, bidon. Andiamo a versare. Emoziono, grazie. Sì, no, no, una volta tanto. Grazie, tanto. Prego. Grazie. Simba! Comunque, ecco, non ridete perché alle mie spalle c'è lui, che è curioso, è un rompipalle della Madonna. Allora, ne so, no. Vediamo, vediamo. Allora, ecco. Adesso risalirà fra 5 secondi. Sì, ma è un piccolino. Allora, mettiamo un po' di... Abbiamo già messo un po' di acqua. 450 ml di acqua, come dice la nonna. Andiamo a buttarci dentro il riso, diamo fuoco, diamo fuoco. Accendiamo le fiamme e vediamo che schifezza. Prelibatezza verrà fuori. Però non sai che si è un po' incollato, adesso guardiamo. Hai pensato bene a tutto, però si sta incollando nel sacchetto. Ma... Beh, il colore... Lo ti senti a Lorenzo come colore, onestamente? No, non è male. Non è male. Andiamo a cottura e poi vediamo di assare l'assaggio. Sarà buono. Simba mi sta distruggendo mezza casa. No. Sta venendo anche bene, perché guardate, adesso il riso sta venendo su, bello giallo tra l'altro, e nel frattempo vediamo Simba che sta controllando la cucina, perché lui adesso controlla. Ladies and gentlemen, siamo quasi pronti, come potete vedere. Il colore è bello, però è invitante, no? Sì. Adesso finiamo di mantecarlo. E voilà, il piatto delle Linarda è pronto. Praticamente cos'è? È riso spic con zenzero e... Spicchi con curry e zenzero. Col curry e zenzero. Curry e zenzero. Senti, che curry? Vediamo. Vado a metterlo qua. Yes. Dopo questa fatica culinaria disumana, perché ho impiegato veramente tantissimo a fare queste schifezze, allora, la nonna è gioca con Simba, facciamo intanto l'assaggio noi, no, lo fa prima lui, vediamo un po', che... il riso è bello però da vedere, tutto sommato, me l'ha fatto vedere prima e mi sembra, planino. Dai, facciamo come i cuochi stellati, come cuochi d'Italia. La faccia sembra che hai mangiato una merda. Com'è? Dai che dici subito alla nonna. Delicato, speziato, però non è malvagio. È un voto positivo per la nonna? Ma sì. Assalta. Vediamo se è positivo anche per la nonna. Oh, vabbè, adesso è sgranato, anche buono, vediamo. Aleta, bocca al lupo. Allora, onestamente, secondo me manca un po' di sale. Io ci avrei messo anche formaggio. I gamberetti. Cioè, praticamente avrei cambiato tutta la ricetta, però... non è male, tutto sommato. Per una roba veloce come ha fatto la nonna, poi mi è piaciuta la confezione. Gli do anch'io la positività. Dai, gli diamo un 6, la nonna. 6,5. Salutando tutti i nostri amici del canale Fermati 2 Channel. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Un bacione tutto buonissimo. Mettete la campanellina. Speriamo di vederci e di fare un video prima di Natale. Presto. Con tutti i nostri personaggi.